Ok, piccolina, basta con la mia storia. Lascia che ti racconti di zio Sid. Cosa? Non hai prove? Sono immacolato, senza macchia. La 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 la. Siccome aspettavano tutti il tuo arrivo, lui ha pensato che nessuno volesse più essere suo amico. Oh. Così ha deciso di andare a cercare qualche nuovo amico, ovunque fosse necessario andare. Non c'è niente di cui preoccuparsi. So come fare amicizia. Certo, come no. Ecco il mio futuro branco. Ciao ciao, salute, amici pelosetti. Ed ecco forse qua. Non parlano questo dialetto. Wow! Yowch! Sai che mi aspetta? Esatto, il ghiaccio che gli cadesse in testa. Beh, non ho così tanto bisogno di amici. È quello che dicevo anche io. Cerca un modo per uscire dalle caverne. Altre ciliegie e 20 ghiande che potremmo lanciare in faccia alla gente. Oi, oi, calmo con quelle ghiande. Solo io posso lanciarle. Tu sei un minion, io sono il protagonista. Lì c'è una sacca di ragni. Ok, con una pera. Ti ringrazio. Posso entrare in acqua? Sì, posso entrare in acqua. Ma vado estremamente più lento di quanto dovrei. Allora, cosa possiamo comprare? Ah, possiamo comprarci anche proiettili nel caso ci servano. Proiettili grandi. Credo che possiamo saltarlo. Io direi di prendere tutti i cristalli che il gioco ci offre. Per il momento mi sembra la spesa più giusta. Prendiamoci il fuoco e proseguiamo nella caverna buia. È meglio essere soli in una caverna che soli in una caverna con dei ragni. Meglio che essere soli nella vita, no? Oh, guardalo lì, un ragno. Potrebbe andare peggio, potrei essere allergico alle caverne. Mi sembra giusto. Io intanto mi faccio rifornimento di ciliegie. Vediamo cosa c'è là dentro. Non lo so perché non l'abbiamo preso, vediamo. Altre pere, grazie. Ma ecco, esatto, i pipistrelli sono da colpire, non sono da colpire. Lì c'è un'altra sacca. Ok, ti ringrazio. Guarda, lo immaginavo però, ho paura che mi... Il mio fuoco ha smesso. Bel dettaglio. Bel dettaglio perché ci speravo, onesto. Bravi, bravi, questo è veramente... un bel dettaglio, complimenti. È vero, mi sono dimenticato che c'è la danno da caduta in sto gioco. Meno male che non eravamo tanto in alto. Bel dettaglio però, davvero. Cioè, potevano semplicemente non fare nulla. Me ne sarei lamentato magari anche. Però bravi che l'hanno fatto, complimenti. Allora, io faccio un attimo attenzione. Ma sto notando che il fuoco mi sta consumando i proiettili, è una mia impressione. Perché ogni tanto, esatto, appare l'icona delle pigne, ma non ce n'è motivo. Non c'è motivo per cui appaia, a meno che non si stiano consumando. Allora, aspetta che prima ci liberiamo un po' della gente indesiderata. Ecco fatto, e accendiamo il focherello. Sembra un posto per un fuoco. Bello scoppiettante. Ehi, ma qua ci sono delle pitture rupestri. A parte che nelle pitture rupestri non ho mai capito perché i cavalli li facevano sempre così grassi. Prendiamo di nuovo il focherello e proseguiamo. Aiuto! Va bene. Per cosa aiuto? Non c'è nessuno. Ah, aspetta, forse devo aspettare che finiva il vento. Ok, ok. Che poi è strana sta roba, perché il vento ti indica la via, ma nello stesso tempo ti fa anche paura. Qua c'è un bel cristallo. Grazie, grazie della mela. Non mi sembra ci fosse altro che mi serviva da queste parti, quindi... scusami. Io potevo già arrivarci già da prima qua, sì? Che scemo, bravo. Grazie gioco che mi ha fatto trovare un cristallo. Devo fare più attenzione. Oh, Dark Soul, tutta sta zona. Aspettiamo il vento. Ma ci arrivo? Sì, ci arrivo, dai, perfetto. C'è qualcosa? Dubito che lì ci arrivo io. Sia solo... no, forse... no, ci arrivo, perfetto, grazie. Ok, quindi questo è uno shortcut. È uno shortcut per questa parte qua in alto, però, giustamente, prima dovremmo finire tutto il percorso. Magari, sai, c'è un altro cristallo, si sa mai. Magari ci sono altre sacche di uova da rompere con altra roba dentro. Ecco fatto, addio ragno. Ah vabbè, ma era così corto lo shortcut. Vabbè, a sto punto potevo già andare al fuoco allora. Ma... preso, ok, non era...
Il mio obiettivo me l'abbiamo preso lo stesso, ma sono a corto di ghiande io. Sono a corto di ghiande e devo fare attenzione a non perdere il fuoco. Grazie. Oh, grazie. Meno male che abbiamo trovato la sacca. Uff, meno male. Ah, un ragno. Colpo di fuoco. Ah, stavo dicendo, cos'è? È la gocciolina che cade dall'alto e fa l'effetto dell'acqua. Bello. Allora, dove può essere un cristallo? Secondo me da questa parte c'è qualcosa. Allora, sicuramente c'era una sacca e abbiamo trovato un cristallo rosso. Grazie. Accendiamo il fuocherello. Ecco qua, ti ringrazio. E grazie della mela. Oh, vabbè. Ah, ma si spegne il fuoco, tra l'altro. Quindi siamo a 2 cristalli su 3. Dove si trova quello giallo? Spero da queste parti. Allora, lì c'è una mela, lì c'è un pipistrello. Ci arrivo. Ci arrivo, ci arrivo. Beccati questo. Anche tu. No, tu no. Strano. Ok, va bene. Resta pure lì. Ah, che stronzo. Ma scusami. Ah, ecco, vedi allora che muore. Vieni qua tu. Ecco fatto, addio il pipistrello. Comunque abbiamo fatto la scelta giusta a prendere il potenziamento dei cristalli più grandi. E vabbè, le ciliegie non è così indispensabile, ma almeno i cristalli non li perdiamo di vista così. Beccati questo. I cristalli in questo modo non li perdiamo di vista. Pigne? No, niente a questo giro. Non mi sembra di vederne altri per il momento. Oh, però Sid, dai che ci dà. Si sta facendo un'intera scalata dentro una grotta che... mica male, no? Dai, dove sei, ultimo cristallo? Allora, aspettiamo che qua ci sono le raffiche di vento. Quindi una, due. Eccola qui. Aspettiamo anche la prossima, anche se ce la facevo. Ecco fatto. Dove sei, ultimo cristallo? Cristallo giallo? Dove sei? Oh! Ah, sto dicendo, chi è che fa rumore? Eccolo chi. Ancora, ma continua a spawnare. Ma facciamo attenzione. Non devo guardare in basso. Però mi sa che il mio obiettivo è andare in basso, però vediamo se il mio intuito mi dice la cosa giusta. Ok, ovvio che c'erano le pere. Sono andato troppo in basso. Allora, aspetta, questa la posso prendere anche da qua. Mi chiedo che codici ci siano per questo gioco. Ok, questa volta senza cadere, Sid, non fare pazzie. Ok, questo è un salto bello lungo, ma confido che ce la farai. Bravissimo. Prendiamoci le mele, che ormai questa cosa l'abbiamo imparata. Ci manca però da trovare... ancora spawna questo? Dicevo, ci manca da trovare ancora un cristallo. E ti penso pareva. In equilibrio, non alla caduta. Vai dritto. Vabbè. Questo comunque è ingiusto. Però siamo arrivati dall'altra parte. Però non vedo l'ultimo cristallo. Però anche l'altra volta era quello di mezzo che mancava. Però non era a metà del livello, era alla fine. Quindi forse non mi devo preoccupare che l'abbiamo saltato. Non lo so. Allora, dove sei, ultimo cristallo? Posso scendere da qua? È uno shortcut? Sì, è uno shortcut, perfetto. È la zona di prima e qua non avevo notato che c'erano le mele, fantastico. Grazie di avermi fatto tornare qui allora, gioco. Lì vedo una pera però. La vedo, eccola lì, attraverso il muro. Cavolo, siamo a corto di vita perché sono caduto come uno scemo. Vabbè, cercheremo di fare attenzione. Sono sicuro che dietro l'angolo c'è qualcuno ad attendermi? Beh, effettivamente è probabile. Vediamo se avevi ragione che qualcuno ti aspetta dietro l'angolo. Non mi sembra. Però qui ci sono altre mele. Fantastico, grazie. Ragno. Uff, ma dai. Ero mega lontano, non mi potevi prendere. E certo, lui mi prende e io no. Solita magia dei videogiochi, eh? Però non riesco a trovare l'ultimo cristallo. La cosa mi dà fastidio a livello personale. Ma il mio fuoco era rimasto certo lì. Che è davvero alto. Eh sì. Ehi là. Oh, c'è l'eco. Ciao. 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 Shit. Wednesday. Deve essere il vento. Beh, è proprio. Perché mi sa tanto di livello
dove devo correre in alto più in fretta possibile cercando di evitare la morte. Ok, i fungoni sono trampolini. Oh, questo va più in alto. Lì c'è un fuoco. Il mio fuoco ha smesso di ardere. Beh, in realtà no. L'hai semplicemente buttato dentro insieme a tutto il resto, quindi è diventata una fiamma ancora più grande. Allora, il mio obiettivo è arrivare qua sopra, giusto? Eccomi qua. Ok, di nuovo il vento. Fatto. Oh, un negozio. Perché mettermi in un negozio in una zona così? Forse anche solo per comprare le pigne? Anche se il mio counter delle pigne non sta più apparendo. Beh, costano 10 scolt, dammele. Per quello che costano, meglio prenderne un paio in più. Oh, meno male che la spanzata di fuoco fa un bel po' di danno, eh. Iniziamo la nostra scalata. Mi sa che siamo vicini alla fine del livello. A sto giro, eh. Uno, due e panzata di fuoco. Allora, qui abbiamo una ragnatela da bruciare. Qui abbiamo un piccolo falò. Grazie. Panzata di fuoco. Oh, panzata di fuoco. Grazie. Per qualche arcano motivo ho fatto il salto ma non mi ha fatto la panzata. Oi, vai via tu. Ti ho detto vattene. Anche tu sul muro. E ti pareva. Ho bisogno di cure, qualcuno mi dia una fragola, per favore. Non mi va di rifarmi tutta la risalita perché per qualche arcano motivo prenderò due danni. Panzata di fuoco! Come mi ha preso? Come mi ha preso quel ragno che non ero neanche in traiettoria? Cioè, l'ho visto che ha sparato il colpo, ma ero oltre. Ero oltre il colpo. A parte che continuano ad apparire veramente dal nulla sti ragni. Aspetta, ti prego. L'ultimo, grazie. Oh, finalmente, dai. Ho una voglia matta di marshmallow arrostiti. Ma non esistono i marshmallow. Come qualcuno mi ha fatto notare, non esistono neanche il formaggio grattugiato in questo gioco, in questo mondo. Devo proseguire da questa parte? Mi sa proprio di sì. Ah, ok, perché questo è un trampolino, ok. Ecco perché non mi sembrava possibile. Però dai, tutti i cristalli li abbiamo presi, sono contento. Wow, ho trovato delle uova. Ehi, ma chi è che vi ha abbandonato qui? Ok. Baderò io a voi. Trovate delle uova. Beh dai, non stiamo andando male, mi sembra.